Bentornati nel mio canale! O benvenuti nel mio canale! Io sono... ValuzaSims! E oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Legacy Challenge Quindi bentornati e bentornate in casa Redfield dunque, non so um, chi ha chiamato ragazzi, non ho idea di chi abbia chiamato Però va bene, lasciamo stare Dunque, abbiamo simmini qua che passano <ride> tutta fretta Tra l'altro... Uh, sia quello di prima che questa poveraccia se li ha ciucciati a Liza off camera ragazzi poco fa infatti vedete che la sete sta messa abbastanza bene uh, e quindi poverini oltre a subire la tempesta qua la tormenta uh, si sono anche dovuti beccare la ciucciatina della nostra Liza va bene pazienza qui c'è Liza che si sta occupando delle sue amate piante perché l'idea che stiano qui a soffrire Proprio non si può far, Quindi qua possiamo vediamo un po' possiamo fertilizzare. Ecco, fertilizziamo, va ragazzi, che qui direi che è proprio il caso. Converte in pianta decorativa? Ma no, 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 anche no, noi le fertilizziamo tutte se riusciamo, non ti preoccupe. Sono in grado di passare il tempo assieme stasera? No, perché quest'oggi, ragazzi, la nostra ada è in bagno e si è conciata. Ma perché in questo modo, tesoro? Tu hai percepito il clima? Il frio? Cioè, capisco che in casa è ben diversa la questione. Però, insomma, rischi l'esistenza, non, non, non mi pare proprio il caso. Ecco qua. Allora, la nostra Ada, dicevo, ragazzuoli: anche quest'oggi se ne andrà al lavoro. Anzi, direi che eh, è fin troppo tardi. Vai al lavoro perché lei non conosce festività quindi abbiamo fatto più tardi perché l'episodio scorso si è concluso tardino, quindi eh, abbiamo dovuto poi aspettare e lei è andata a letto più tardi, cioè aspettare la ripresa intendevo. Qui abbiamo Liza che dopo essersi fatta la ciucciatina, tesoro mh, passa l'aspirapolvere alla perfezione, cosa vuoi che ti dica, qua è un disastro perenne, si è concessa un bel bagno caldo visto il clima frio che c'è, Oh, Ada si trova al lavoro, fantastico Ada eh, Ci vediamo per, verso le 5 e, e poi, insomma Ti sei lavata i denti tesoro? Perché non mi ricordo se ti ho fatto lavare anche i canini Insomma, le nostre sono prese Anche un po' con le faccende quotidiane Regà, ma vedete che è impegnata Un attimo, patati Un attimino, su datevi una calmata lei è flirtante non vede l'ora che arrivi il pomeriggio perché nel pomeriggio ho pensato che eh, potrebbero organizzare una festicciola Quindi, anzi primo pomeriggio in realtà per l'ora di pranzo più o meno potrebbero organizzare una festicciola a trascorrere così L'Epifania, poi ragazzi non è che sarà una festa nel vero senso del termine, cioè inviteranno qua gli amici eh, universitari, colleghi, ex colleghi universitari per poter trascorrere insieme eh, l'Epifania, piuttosto che stare divisi. Ecco qua, trascorreranno insieme questo giorno. E quindi sì, vediamo un po'. Eh sì, è rimasta questa, tesoro, mi dispiace. E poi al limite fertilizzeremo con altro. Patata, non puoi andare fuori. Ma c'è la tormenta, ma dove vuoi andare, santo cielo? Dico io, boh. Ah, Margherita. Vai, fertilizza con la Margherita che ne abbiamo un boato. Veramente, veramente un boato. Patata tesoro, guarda. Ora ti fa due coccoline. Però. Eh sì, l'ho capito, patatina. Dai, dai, sbaciucchiamenti speciali, guarda. Perché lei richiede amore, in altre forme, in realtà, però amore. Oh, tra le altre cose, sembra che la tempesta, si. No, non è vero. Stavo per dire sembra che la tempesta sia calmata. Sembrava, e invece, no, la tormenta, poi in realtà non è una tempesta, è una tormenta. Poi, Tatina, ti prego, dai, non puoi andare in giro. Spazzolala un pochettino perché altrimenti qua si perde sempre. E dalle un dolcettino, ok? Intanto, tu, cara mia, eh, vorresti come dire, essere maliziosa. Guarda un po' che novità non è proprio da te! mai capitato, raga. E sta per completare questa barra e guadagnare altri due punti di potere e io vorrei tanto che lo facesse perché guadagnando altri due punti di potere saliremo a 5 e insomma potremmo magari valutare altre qualità. Eh, altri bisogni, insomma, altre cose da soddisfare, insomma, eh, da ottenere. Qui abbiamo collocato alcune foto. Ecco ci tenevo arricchito un pochino ragazzi oh. questo tra l'altro me lo sono ritrovato nell'inventario di Alisa quindi non lo so io l'ho messo qui eh, è mancante quindi ragazzi ho detto va bene lo, lo, lo collochiamo ovviamente Ada più fiera che mai ha messo la foto di sua figlia laureata qua eh, giustamente ragazzi voglio dire come possiamo darle torto la nostra ha allestito un pochino la stanza quindi ha eliminato. Quelli che erano i disegni, ha detto guarda, non vorrei mai rovinarli. E li ha consegnati all'Isa. Vedo qua la sua bacheca perché lei, ragazzi, sapete che fa la collezione di cartoline. E sapete che lei comunque per tanto tempo ha avuto contatti esclusivamente tramite i computer, tramite il computer, cioè e quindi sì, ho collocato la laurea. L'unica cosa, ragazzi, che ho notato è che lei ha questa foto, no? Mentre invece lei no, lei non ce l'ha. Alla ah, laurea, per carità, belle cose, ha anche il poster lì dell'Accademia, della cosa lì l'associazione universitaria, quella dedicata alle arti. Però. Uh, niente a parte questo, niente. Si è fregata anche gli adesivi conquistati dal nostro Fabian perché è lui che ha sviluppato l'abilità di veterinaria. Quindi questi adesivi di solito eh, si sbloccano nel catalogo quando si va avanti con l'abilità di veterinaria. E, e vabbè, è nada. Tra l'altro, io ho dimenticato di fare una cosa, ma non so se è qui perché avrei voluto, tanto collocare, ecco qua una sua foto un'altra tua foto, no tesoro? Ma non hai anche quella di... Eh, mi sarebbe piaciuto mettere questa ingrandita. Ma dovrebbe avere anche quella... Eh, esatto, me lo ricordavo. Oh, eh, scusate raga. Anche quella del suo amato, no? Allora, facciamo gialla, dai. Visto che qui il giallo va per la maggiore. Però scusate, ma... Cioè, così non mi piace. Ecco qua. Dai. Così, collocato anche queste ultime foto. Mi ero dimenticata di collocare queste. Ha ripreso, vedete, i disegni. Eh, se le, insomma, immaginiamo ragazzi, li abbia messi in un cassetto conservati. Qui abbiamo aggiunto qualche altra chincalleria. Ha portato qualche modifica. Vedete, che sul comodino lei ha. Uh, si ha un libro uh, dedicato alla forma fisica perché sapete che il suo amato Vincent è un grande appassionato di forma fisica, ha questo qui dedicato all'arte, e si è fatto lasciare anche questo da sua madre. Si è fatta prestare uh, dell'abilità di cucina. Quindi, e bene, e bene, e bene. Ehm, vabbè, ho aggiunto altre cosine. Insomma, ragazzi, ho portato qualche modifica perché insomma. Mh, la, mi, mi dà l'idea di essere una stanza molto vissuta ed è questo mh, che volevo trasmettere insomma lei ovviamente eh, sì ho aggiunto qualcosa anche lei qui sulla scrivania comunque però ehm, è un po' più precisa la stanza diciamo rispetto a quella di, di Liza che essendo proprio casa sua eh, ovviamente è più vissuta no? È anche casa de, di Liza ragazzi ma lei non lo sa eh, ovviamente lei non lo sa allora dunque la nostra, come dicevo, vorrebbe ottenere una promozione, ragazzi, ma al momento al lavoro andrà fra 21 ore, quindi ce n'è e come se ce n'è di tempo. Io voglio vedere se riesco a ottenerli a questi altri due punticini, vediamo un attimino. E come sempre vuole essere maliziosa, quindi secondo me, quando verrà. Il povero Richard, ragazzi, ne vedremo delle belle. Tra le altre cose, ho immaginato: ecco qui. Avevo tirato fuori tutti i, i piatti che erano rimasti nell'inventario. Che mi sono però dimenticata di mettere in frigo. Quindi, ahimè, sono andati tutti a male. Perché io faccio le, le cose e poi mi scordo, ragazzi. Questa è la prova proprio. E c'era anche una medicina che metterò qui. Dicevo, tra l'altro, lei secondo me ora verrà qui e infornerà, si dedicherà un po' a quello che amava fare. Perché vi ricordo che anche lei. Era molto amante della cucina, cioè quando era ancora umana cucinava spesso. Ora tu ti sei occupata qua delle piante, perfetto, hai qualcosa da vendere? Vendi tutto. Vai, vendi tutto, poi passiamo all'altro lato, tesoro, perché il giardino ovviamente da quando tu sei mancata, insomma, ha sentito anche lui la tua mancanza, fidati. Non penso proprio che mammina se ne sia presa cura come te ne prendevi cura tu. Vediamo un po'. Oh, abbiamo qua Uh, non mi ricordo mai che ho piantato, ragazzi. Sono un caso clinico. Gli spinaci. Facciamo evolvere. Dobbiamo occuparcene. Povero giardino. Oh, mi è mancato, ragazzi, prendermi cura uh, del, del giardino. Segui il corso di formazione. Se lei non dà l'opportunità, figuriamoci. Ada. Ada che molla, ragazzi. Ma quando mai? Beh, devo dire però, per il resto sta messo bene. Vediamo soltanto le... Piante qui, sì, mi sembra che anche. Eh, poi ragazzi, quando la stagione cambia, ci ritroviamo le pianticelle sparse in giro, no? Volevo vedere le api, è che non lo so, dai, vieni ad applicare la terapia antiacari, vieni a stringere un legame, quantomeno provaci, raccogli la cera e raccogli il miele, tra l'altro. Lei ha appena acquisito l'abilità di cottura al forno, quindi, ragà, non so come andrà a finire, mm, fatemela un attimo seguire perché non vorrei mai che si un incendio vedete la tragedia vedete lei sì, si è nutrita da... di recente insomma e secondo me sta preparando questi biscotti un po' perché eh, sa che più tardi arriveranno gli amici no? perché tra non molto ecco, quando lei avrà finito con le api le dirò comunque di invitare gli altri ce la stai facendo tesoro? Non guardare di là. Rimani concentrata su quello che fai. Santo cielo, stringi lo sto legame con le api che magari ci dice bene per una volta qualcosa va per il verso giusto. Ma anche dicevo: per, sia per gli amici sia per sdebitarsi un po'. Secondo me. È un gesto carino quindi prepara anche quelli con lo zucchero. Eh, se ce la fai, tesoro. Vabbè, se metto pausa, ovviamente no. Scusami. E, e quindi sì: uh, qui il cibo è andato a male. Dai, ora se ne occupa lei. Hai finito tesoro? Hai stretto il legame con le api? Va un pochino meglio. Dai, sono calme. Raccogli il miele. Raccogli la cena. Mi sembra che ora, però, dai, vada un pochino meglio, no? Leve con squarci di sole, dai, puoi portare la. Oh, santo cielo, sembrava una cosa tranquilla. Oh, per la peppa! Per favore, state calme! Santo cielo, ragazzi, c'è poco da fare qua va sempre a finire male. Eh, che succede, patatino? Che c'è? Oh bracciola, poi portiamo lei a fare una passeggiata però eh. Senti potresti spazzolare anche lei, visto che qua abbiamo due pelosone che proprio inondano casa di peli senza sosta, cura dell'animale, poi facciamo metti il guinzaglio. Senti porto prima lei, facciamo così, poi dopo ti faccio le coccole, promesso. Vai a fare una passeggiata però breve. Sì, ok dai, braccino veloce, veloce. Poi però per favore vai se, se riesci. Qui come sta andando Alaisa? Tutto bene? Dai che giusto la passeggiata Poi però devi invitare gli altri Perché vorrei che la festa iniziasse Prima del rientro della nostra no. Ada quindi uh, vediamo brava. un attimino Se ce la facciamo tesoro guarda Con i tuoi tempi basta che sia prima Dell'alba vai okay, Del tramonto e sì. della nuova alba Guarda se ce la fai proprio mi fa un piacere Ok Il, il guinzaglio ce l'abbiamo fatta Ragazzi ora annulliamo questo perché quando è Così tanto non conclude una cippa e vai a fare una passeggiata breve. Ce la fai a sto giro? Dai, dovrebbe essere andata. Fabian, Fabian si sta chiedendo se voglio andare a casa sua. No, no, ma ci andremo, non vi preoccupate perché ho intenzione di dedicare appunto degli episodi per mostrarvi dove si sono trasferiti i nostri ragazzuoli. Uh, ok, direi che la cottura al forno, dai, ci può stare. Poi per il resto devo dire, non te ne frega nient'altro perché uh, non te ne fregava neanche di questo, eh, però dai. Apri i doni, è meglio ricevere che dare, anzi l'inverso, per partecipare apri un dono preso da un cumulo di regali. No, in realtà non farò questa cosa perché ragazzi, perché come potete vedere non c'è l'albero. E perché non c'è l'albero? Perché io ho immaginato, lo volevo mettere, eh, vi dico la verità, poi però ho immaginato che Ada quando sua figlia, comunque senza sua figlia in casa, non abbia, fra virgolette, perso tempo a fare l'albero, perché lei un po', ragazzi, è così. Cioè, da quando ha perso... Uh, toh, c'è Ilari. Signora, però la prego, stia attenta. Eh, porca pera. Diciamo che da quando ha perduto una figlia, il Natale, ragazzi, ovviamente, eh, ha cambiato completamente il sapore, no? Quindi, eh, se non c'è Liza, che comunque le dà quello stimolo a fare, lei non, non lo festeggia, secondo me, ragazzi. Quindi non ha nemmeno fatto l'albero e di conseguenza per questo non apriremo i doni. Però... Volevo fare uno scambio di doni almeno tra le gemelle, quindi vediamo un attimino come, come andrà. Vediamo. Nel frattempo, potresti venire qua, tesoro bello, magari accendere un po' di musica, quindi facciamo accendi, mettiamo un po' di. Festiva invernale non, non piace a Vincent, quindi vogliamo mettere. Mm. Mm, beh, siamo nell'epifania, ragazzi. No, dai, a questo punto rimettiamo le nostre musiche. Musica varia, dai. Mettiamo questo. Il volume dovrebbe essere già impostato al minimo, perfetto. Quindi direi che tu vieni qui al limite e puoi ascoltare un po' di musica, dai, per mantenere alto il divertimento. Qua come sta andando, tesoro? La passeggiata. Dovresti però chiederle di fare qualcosina, se no non farà mai un ciurlo, giusto così per, per dire, uh, no qui qui, qui, qui facciamo qua, potresti chiederle di fare, ecco incoraggia Sinfonia a fare i bisogni, facciamo così ragazzi perché altrimenti la vedo drammatica, non farà mai niente, tu hai fame, dovresti mangiare qualcosa ma ora che inviteremo gli ospiti vorrei tanto insomma che... Dedicassi a questo? Oh, brava patata! Bravissima, bravissima. Così poi la possiamo lodare. Lodiamola perché è stata molto brava a fare i suoi bisogni fuori, sebbene proprio al limite. Quindi non riesco a vedere se ha fatto anche altro. E per favore, visto che sei qui, siete fuori casa, spazzola perché veramente, raga. È sempre strapiena di peli, basta, basta. Puoi spazzolarla, Puoi lodarla e spazzolarla, tesoro. Veramente, ti giuro, non è una cosa difficile. Pu puoi farcela, cioè, veramente. Abbi fede, puoi, puoi riuscirci. Spazzola, vai. Oh. oh, oh, Santa Peppa, regà, proprio le ha fatto il pelo. Ma io dico, ma. Siete pazzi con queste auto, con queste bici? Ma datevene a regolata, ma io non lo so, ragazzi miei. Oh, questo potrebbe essere uno spuntino. Quindi, tesoro, scusami tanto, ma ti andremo ad invitare fra poco. Facciamo per il momento Mac cheats. Fai in modo che il SEM se ne vada immediatamente perché, voglio dire, al momento non, non è il caso di fare inviti. E quando la nostra percepisce la presenza di qualcuno alla porta secondo me viene qui ragazzi costringe una bevuta profonda è giorno eh non so se riuscirà a farcela però dai prima del rientro di Ada secondo me al volo al volo al volo al volo se ce la fai tesoro sarebbe proprio l'ideale. Oh che stai facendo tu corri all'interno sta tornando eh ti dico solo questo che stai facendo tu no tu non correre via. Se devi, far, se devi farlo, fallo, se no non lo fai. L'ansia, ragazzi, la vedrà. Eh, i poteri non funzionano di, di giorno. Quindi, nada, de nada. Tesoro mio, nada, de nada. Nascondi la forma oscura prima che sia troppo tardi. Perché lei sta per tornare. Oh, che strano, quel caso non ha funzionato. Eh beh. Succede, tesoro, succede. Ma perché cammini in questo modo? Scusa crampi vabbè i crampi ma forza ma per quale motivo vabbè ragazzi lasciamo stare mandiamo ma via anche questa poveretta perché direi che è proprio il caso e quando la nostra sarà tornata si sì, ora devo proprio andare certo come no bella sciocchezzuola appena la nostra varchela la soglia di casa direi che partiremo con gli inviti. quindi tesoro mio tu vieni qua così a... no anzi rimani qua Così accogli gli ospiti. Dai, fai fai la brava padrona di casa, però, tesoro, santo cielo, dai. Ma veramente, te ne supplico, guarda, vai qui. Cioè, ti muovi più rapidamente con vai qui, ti prego. Sì, dai, guarda, c'è una certa Gianna qua fuori, però ti prego. Oh, allora dunque, invitiamoli, ragazzi. Proprio pelo pelo prima che Ada torni. Invita nel lotto attuale, andiamo ad invitare David, sperando che non lavorino, ma non, dovrebbe, non dovrebbero essere al lavoro in questo momento. Quindi David, Fabian, andiamo ad invitare Vincent, per ovvie ragioni. Poi quando saranno qua, ragazzi, farò partire il raduno del club. Però intanto eh, volevo insomma approfittarne e eh, invitarli così, perché lei ci tiene ad invitare, vedete? Quindi volevo almeno provarci. Poi abbiamo Vera, abbiamo Richard. E basta, giusto? Sì, perché sono. Eh no, però mi manca. Lei dov'è? Raga? No, mi sono persa. Ma dov'è? Questa è Ingrid, Patrick. E non c'è Hilary, ragazzi. Vabbè, la inviterò oh, di nuovo no. tra pochi secondi. Dai, prova. E lei dice: Sì, ragazzi, allora che facciamo? Confermato? State per arrivare? Non vi siete fatti fermare dalla tormenta, vero no, tesoro, ma figurati, ma che scherzi, la tormenta. Ah, Matt Vincent, ma tu vivi qua, praticamente. Lo trovo sempre nei paraggi, ragazzi, fantastico. Allora, dunque, romantico, uh, sì, vieni a, a salutarlo. Facciamo romantico, bacia sotto la neve. Da prima che torni tua madre, secondo me, vi fate beccare voi qua. Consenti l'accesso al club compagni di scuola. Ovviamente, chi c'è qua? Fabian, dai, tu vieni ad accogliere Fabian. Vieni ad accoglierlo, dai, dai, facciamo amichevole. Ehm, abbraccia, perché tanto lei lo fa più che altro per una questione eh, di, di buone maniere. Non lo fa perché, ragazzi, sente l'abbraccio vi ricordo che lei è insensibile comunque quindi è più che altro perché sa che il modo giusto di comportarsi è questo ecco mettiamola in questo modo allora non è che non voglia bene ai suoi amici lei percepisce comunque un sentimento d'affetto nei loro confronti per carità però ragazzi eh, l'abbraccio oh, per lei non ha lo stesso noi. valore che magari può avere... Eh, ora è tornata tua madre. Ti attacchi col bacetto sotto la neve, bella mia. Che te devo fare? Oh, io immagino che Ada passerà qui e dirà, ragazzi, benvenuti. Entrate, sentite che freddo che fa. Ecco, brava. Facciamo una bella cosa, tesoro. Eh, sblocchiamo la porta. Ecco, sblocchiamo la porta in modo che tutti possano entrare. Sblocchiamo. Io sec secondo me, ragazzi, lei eh, lo abbraccia. Non farà niente più di questo perché è vero che... Eh, abbracciala affettuosamente è vero che deve far credere a tutti che stanno insieme come, come scherzo no? beh ricorderete però eh, è anche vero che davanti ad Ada secondo me lei non, non è esterna in questo modo come neanche Lisa del resto tesoro sì, l'ho capito per favore fai una cosa vai a concederti un bel bagno caldo prima usi eh? sei ti devi cambiare devi cambiarti fra nove ore beh no dai ancora no ti fai un bel bagno con la schiuma, che ci vuole quando fa così, eh, santo cielo ragazzi, è una condanna. E poi se per favore puoi passare l'aspirapolvere, mi fai una cortesia, qui come sta andando? Ragazzi, ce l'avete fatta, ma perché già con i drink in mano? Ma vi prego, ma non dovete inciuccarvi, guardate che bene davanti a Ada, non lo so regà, destino segnato eh. Avete qualcosa da festeggiare di cui non sono al corrente ragazzi, perché non, non so, vabbè. Allora, a questo punto facciamo una bella cosa. Io te l'ho fatta invitare, ma mi sembra che non te ne possa fregare di meno. Quindi, ritentiamo. Invita nell'ota attuale. Uh, se trovo lei. Non la trovo lei, ragazzi. Quindi, niente. Facciamo a questo punto. No, larga e giovani no. Compagni di scuola. Iniziamo il raduno dei compagni di scuola. Eh, vedi qua. I compagni di scuola, anche la nostra, avvierà il raduno dei vicini di casa, ormai ex vicini di casa, e via, si va. Forza, così che ci raggiungano. Stiamo festeggiando, e lei, ma di preciso cosa? Beh, il fatto che abbiamo trovato un appartamento. Siamo andati a convivere! E lui sa già, siamo andati a convivere cioè da festeggiare. Lui noi, ragazzi, cioè, a, è a metà, un po' si è diviso a metà, perché da una parte lui è innamorato di lei, no? Di vera è innamorato, però vi ricordo che lui è vivo. Quindi, ma perché io ho fatto fare gli inviti a lei e questa qui? Ma mi sono sbagliata ragazzi, ho fatto fare gli inviti ad Alaisa. Non lo so, sono rimbambita, quindi tutto è possibile. Però capite, cioè, col fatto che è evasivo, mm, 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 ogni passo in avanti che si fa per lui è mm, un'ansia fondamentalmente. Ecco, vediamola così. Quindi è per quello che si sente un attimino. Prendi la posta e poi però dai, un abbraccino a Vincent, me lo devi dare su. Dove è andato Vincent, ragazzi miei? Dov'è? È qua. Lui è entrato, dai di nascosto, ora che tua madre non c'è Romantico, bacia, vieni a, a baciarlo, su No, Vincent, non fare il passo più lungo della gamba Che qua va a finire male e scoppia la tragedia Oh, tu qui? Lei si è raccolto tutto dalla cassetta postale Ok, basta ciarlare, lei dirà Beh, sono felice per voi? Sempre per il fatto, ragazzi, che non riesce a cogliere No, ehm... Um, i sentimenti, comunque anche no, le, le cose più positive, diciamo. E quelle più negative, purtroppo. tutte e due che annusano, sembrate due pazze mentre fate questa cosa, però va bene. Oh, sei venuto anche tu! e eh, beh, Tesoro, l'hai invitato, eh! Ma certo, ti pare, non potevo mancare, mica. Eh, dovevo. No, ah, ma è lei! Eh, infatti, vedevo presentazione, ho fatto: ma presentazione di che o oh. eh, Lo conosce. Che stai facendo tu? Ma non sta succedendo niente. Fatti una porzione di affari tuoi, Eliza. Va bene? Ti devi fare una porzioncina di affaracci tuoi. Eh, scusami, eh. Allora, facciamo un mac dresser, cambia outfit perché non riesco proprio a vederli con gli outfit per l'esterno quando sono in casa. Oh, ora che mia madre non c'è. Ok, tipo al volo proprio, ragazzi. Uh, insomma, oh, santo cielo! Ma queste esternazioni davanti a tutti. Prendetevi una camera! È eh, che esagerata! Uh, dovremmo buttare tutto nell'immondizia solo perché ti scandalizzi per un bacetto. E che sarà mai? Ehzi, sì, vabbè. Uh, cambiamo l'outfit anche a te, caro mio. Cambiati. Oh, salutalo ovviamente perché non vi siete nemmeno salutati. Quindi facciamo fai una battuta sul matrimonio, immagino che lei dirà "Allora, state già organizzando le nozze?" E lui dirà "Ma non mi hai dato neanche un bacio". Beh, sai, c'era la signora, non mi sembrava il caso, però ora che li vede qui là davanti, ragazzi, ovviamente, secondo me ehm... Tipo un bacio sul collo glielo dà. Da. Dai. Ma non ti sedere, scusa, ti devi dare un bacio. Ah, e se sì, ti sì, siedi, sì. allora te la stai cercando, bello. Scusa, eh. Oh, ecco lei, vedete? Proprio per, per fare, ovviamente, la. Eh, come si dice? La, la recita, no? Eh, vedete, lo sto sbaciucchiando e dà un po' questa. Impression Guardate lui, raga, ma voi state bene, vero? Peccato è eh, che non ci sia il sole con tutti i giorni, i giorni di sole che abbiamo avuto a San Maishuno. Beh, eh, sappiamo perfettamente che da queste parti nevica, quindi non capisco perché ti stai lamentando. Ok, va bene, raga, state calmi. Molto flirtante, ma perché hai il ciclo, tesoro? Tra l'altro devi andare anche a cambiarti, quindi è per quello, secondo me, ragazzi, che è molto flirtante.